Simeone disse a Maria: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore Gesù, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo il sacrificio di Cristo affidandoci alla misericordia del Padre perché purifichi i nostri cuori ed esaudisca la nostra preghiera. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce hai voluto presente la sua madre addolorata, concedi che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione di Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano, come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La bontà del Signore dura in eterno. La bontà del Signore dura in eterno. Tu hai detto, Signore, ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione, edificherò il tuo trono. La bontà del Signore dura in eterno. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. La bontà del Signore dura in eterno. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. La bontà del Signore dura in eterno. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova lui ha la vita eterna. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola, e come potete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti, e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi.
Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione delle ricchezze e tutte le altre passioni. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dal libro del profeta Samuele. Samuele è morto. Ora il Signore ha mandato un altro profeta, Natan, e il Signore ispira al profeta un messaggio che deve portare al re David. È bello. Il re Davide può essere santo, ma colui che deve portare il messaggio deve essere un profeta. Va dal mio servo Davide e di, il Signore mette le parole in bocca al profeta. Sono stato fedele al mio popolo. Io non l'ho mai abbandonato, anche quando l'ho punito. Loro non avevano una casa e nemmeno io ce l'avevo, cioè un tempio. Ora tu volevi farmi una casa, mi basta una tenda per ora. Poi il figlio che nasce da te mi costruirà il tempio. Ma è qui il punto che volevo sottolineare. Non è solo una profezia di qualcosa che accadrà, è una promessa dentro la quale c'è la garanzia della continuità della casa reale di Davide. Prima i giudici, re Saul, poi ripudiato da Dio perché disobbediente, poi scelto il giovane Davide come re, adesso già fa le funzioni di re, il popolo lo sa, d'accordo, hanno giurato fedeltà. Davide ha vinto alcuni nemici, compresi i Gebusei che abitavano nel territorio di Gerusalemme, e allora il Signore vuole fargli sapere: dalla tua discendenza verranno figli obbedienti, io li proteggerò, sarò sempre con loro, non rifiuterò più nessuno. E essi mi considereranno padre e io li considererò figli. Perché vi sto raccontando questa storia? Perché voi dovete imparare anche i termini del discorso con Dio. Adesso siamo abituati a dire padre nostro, padre, e quella parola scivola. Oh, è quel Dio che ha creato l'umanità, è quel Dio che ha preso un beduino e ne ha fatto il capostipite di un popolo che sarà prediletto, assistito, guidato, e addirittura Dio, eterno, onnipotente, fa un'alleanza lui. Quasi dicesse ad Abramo,
dai, siamo amici, mettiamoci d'accordo. Tu farai e io farò. È vero, questa è l'antica alleanza, parte da Abramo. Però adesso c'è bisogno di raccoglierla, questa alleanza, un po' obnubilata, confusa, nelle varie storie, nei periodi di cattività babilonese, egiziana. Questo popolo è un po' ubriaco di incertezza. Allora Dio vuole fissare i termini di una continuità. Da oggi in poi non saranno più altri, non ci saranno stranieri che verranno a occuparvi e a comandarvi e a farvi schiavi. Quindi è la promessa di una continua libertà per il popolo di Dio e di una discendenza regale di Davide. Gesù sarà chiamato figlio di Davide. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Subito la gente, quando ascoltò la parola di Gesù e vide i miracoli di Gesù, capì che questo era il Messia, il figlio di Davide. Ma ci interessano queste cose? La parola di Dio fa la storia dritta, non quella storta. Gli uomini fanno la storia storta, ma quella di Dio è dritta. Infatti Gesù nascerà proprio dalla discendenza di Davide, Giuseppe della discendenza di Davide. E allora Davide si rasserena, perché ora sa che Dio non abbandonerà più il suo popolo e il suo casato, la sua famiglia guiderà questo popolo. Allora, quello che abbiamo detto nel Salmo responsoriale è vero. La bontà del Signore dura in eterno. Tu hai detto, questo è un salmo messianico, ho stretto un'alleanza col mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. È un giuramento che fa Dio con Davide rinnovando l'alleanza di Abramo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Prima il significato contiene la storia reale del popolo. Poi la profezia del Messia, perché stabilirò per sempre la tua discendenza. Se Gesù discende da Davide, ecco allora che di generazione in generazione resterà il suo trono, però non sarà un trono difeso con la spada. Questo è importante e ve l'ho voluto sottolineare. Adesso andiamo al Vangelo, la parabola del seminatore, la spiega di Gesù. Quelli che l'ascoltarono, gli intimi, i familiari, gli apostoli, hanno sentito, oh che bel discorso, una parabola magnifica, però vogliamo capire bene. E allora, Signore, ma che volevi dire? E Gesù, punto per punto, il seme che cade sulla strada, il seminatore va e getta il seme, lui vuole gettarlo sul campo, terreno buono, però una parte, purtroppo, questo linguaggio contadino, proprio degli agricoltori, noi facciamo forse un po' fatica a capire, diciamo, ma che importanza? Ha tale importanza che se non lo capiamo rimaniamo ignoranti. Allora, getta il seme, lui vuole gettare
tutti i chicchi sul terreno buono, da non sprecare niente, però lanci a distanza di metri, qualcosa va sulla strada, ma sulla strada e mettere radici il seme, arriva l'uccello e lo becca. Poi c'è un'altra parte che va a finire in mezzo ai sassi, perché, ma anche oggi se camminate qualche volta in mezzo ai campi, vedete, c'è una strada che è così, distingue, delimita il campo, avete la strada, avete una piccola striscia di sassi, poi la siepe, perché quando passavano gli animali, pecore, altri animali, non potessero andare a mangiare il grano, no? Quindi c'era la strada, c'erano le pietre e c'era la siepe. Tutti i semi caduti in queste zone perdute, spuntano, poi si seccano, poi vengono mangiati. Allora, siccome questo seme è la parola di Dio, il seminatore è prima Gesù, poi i suoi apostoli, poi i suoi ministri, io sto gettando il seme in questo momento. Voi siete il campo. E ora bisogna vedere se siete assonnati o svegli, se siete desiderosi di non sprecare il seme, oppure state un po' così, a mezza strada, tra l'attenzione e l'indifferenza, perché dite, vabbè, mica può riguardare tutto a me, proprio tutto per me, questo discorso, questa predica. Allora, se ne va a spasso una parte del seme. Allora, questo è il punto. Quel seme parte da Dio, è la sapienza di Dio, è il segno dell'amore di Dio. Lui semina amore, quei chicchi di grano sono palpiti di amore di Dio, non si possono sprecare. E se si sprecano, peggio per noi, ma ne renderemo anche conto. Voi già avete ricevuto una grazia immensa perché siete stati chiamati e avete risposto di sì. Adesso, come popolo di Dio, come comunità orante, siete qui a raccogliere il seme e a farlo crescere subito, con i buoni propositi, i buoni desideri, col pentimento sincero del cuore. Insomma, una buona... un bucato fatto bene. Allora, quando tornate a casa, un po' più leggeri e anche più illuminati, allora più pazienti con la gente ignorante, cattiva, differente, atea. Voi andate a vivere là, nella società, dove stanno tutti gli altri. E dove ci stanno quelli che rubano, bestemmiano, uccidono? Non potete scegliere di abitare sul pianeta Marte. Siamo qua. Però il seme vi preserva. Non ci saranno uccelli che vengono a divorare. E non ci sarà il sole che secca la parola, il seme di Dio. E non ci sarà la sopraffazione delle preoccupazioni della vita, perché voi dovete guadagnarvi il pane, imparare il mestiere, arrivare a una professione, farvi una famiglia e tutti i doveri che hanno anche gli altri. Quindi ci state nella società, non potete dire che me ne importa, quello non ci credi, è peggio per lui. Ti sta a fianco tutti i momenti, quindi devi regolare anche questi rapporti. Da parte tua li devi indirizzare sempre nella carità. Tutto si risolve nella carità.
E allora dice San Paolo che tutto giova a chi crede a questo seme, a questa parola. Chiedete allo Spirito Santo, adesso che io finisco di parlare, che vi dia un cuore sempre aperto, attento e caldo, perché nel gelo non cresce il seme. E allora sarete felici come veri figli di Dio e lo ringrazierete tutti i momenti, pure quando vi prende il raffreddore. In questi giorni, vedete la fragilità umana, un popolo, la Cina che sta venendo fuori economicamente, industrialmente, da mettere paura a tutti quanti, compresa la grande America. Vedete che fragilità, un virus. Signore, guida l'umanità. E quando ci serve una tiratina d'orecchie, questa non è la fine del mondo, però è uno squillo di campane, di trompa, per dire dove volete andare. Leviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Tu che hai predicato alle folle, illumina la Chiesa, perché diffonda con fiducia la tua parola in ogni popolo e ambiente. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che semini anche sulla strada, fra le spine e i sassi, rendi la nostra comunità più creativa e missionaria nel proporre la vita cristiana. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che accetti di entrare in ogni cuore che si apre a te, donaci vero amore per l'Eucaristia, con la quale diventiamo tempio vivente di Dio e nuova umanità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gesù, aiutaci ad accogliere la tua parola e a portare frutti di bontà. Gesù, aiutaci ad accogliere la tua parola e a portare frutti di bontà. Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, Dio misericordioso, per la gloria del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa, in questa memoria della Beata Vergine Maria, data a noi come Madre Dolcissima presso la croce di Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo in questa memoria della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutta l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. In noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli, con San Francesco, Santa Chiara, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo con amore di figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù,
Hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 390. La terra prende da noi, in pari ai figli.
un tesoro nel cielo. Se il seme è abbondante, così sarà il frutto del tuo campo di grano. Tu, oltre a seminare, devi anche concimare per riscaldare la terra. Sia netto e asciutto il luogo in cui riponi il grano che hai raccolto. Il campo è la vita, il grano è la virtù, il cielo è il granaio. Se dai in carità, il centuplo avrai e poi l'eterna vita. Espressamente Pietro lo chiese a Gesù e la risposta è questa. Là non ci sono ladri che vanno a scassinare ed a portare via. Là non attacca ruggine che tende a corrodere gli oggetti più preziosi. È Dio che accoglie, è Dio che misura, è Dio che tutela. Ti legge Dio nel cuore e solo Lui conosce la gioia di donare. Lì la mollica è pari alla montagna d'oro, perché l'amore conta. Nel tempo che ci dà, dobbiamo accumulare un tesoro nel cielo. Canto numero 189. Misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate gioire ed esultare. Signore, che in questa memoria della Beata Vergine addolorata ci hai fatto partecipi dei sacramenti della nostra redenzione, aiutaci a completare in noi per la Santa Chiesa ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Con un cuore aperto, attento e caldo, seminato dall'amore di Dio, con umiltà e carità, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.